gruppo trasporti torinese potrebbe cambiare look. Si parla infatti di una fusione con l'ATM, l'azienda trasporti milanese, che potrebbe dar vita al più grande gruppo di trasporti in Italia. I sindaci di Torino e Milano, Chiamparino e Moratti, hanno dato l'ok per l'operazione e noi siamo andati dall'amministratore delegato della GTT, Tommaso Panero, per fare il punto su questa importante fusione, ma anche per parlare di metropolitana e dei nuovi obiettivi del gruppo trasporti torinese. Diciamo che noi dobbiamo lavorare non soltanto nel campo dei trasporti, ma in generale a livello economico e sociale a una sempre maggiore integrazione tra Genova, Torino e Milano. Se vogliamo avere un futuro, dobbiamo integrare sempre di più queste tre città, queste tre realtà, fino a farle diventare quasi una unica città. Questo lo dicono gli analisti, gli economisti, se vogliamo avere un peso in Europa e a livello internazionale. E se non facciamo questo, il rischio è che liberalizzando, cioè creando più soggetti che competono anche nel mercato del trasporto pubblico locale, le nostre aziende, se non sono capaci di crescere, rischiano di essere mangiate, uso questa parola, da grosse società straniere, e sarebbe un peccato dal punto di vista industriale, ma io credo anche dal punto di vista della qualità del servizio. La metropolitana ha migliorato molto perché la gente la usa sempre di più, sono 80.000 i passeggeri che tutti i giorni viaggiano in metropolitana, un numero importante. La metropolitana ha ridotto moltissime auto, molta gente che veniva in macchina in centro non ci viene più, sono migliaia di cittadini che hanno capito, hanno cominciato a lasciare l'auto a casa e a usare il mezzo pubblico. La metropolitana ci ha permesso anche di riorganizzare in piccola parte, perché pur essendo un'opera bella e importante copre soltanto un asse ancora molto ridotto. Stiamo lavorando per far funzionare meglio il trasporto in città, può sembrare una cosa generica questa, non lo è. Intanto che cosa significa? Primo, significa nei prossimi anni rinnovare il parco mezzi, gli autobus. Ci saranno da quest'anno in poi moltissimi autobus nuovi che viaggeranno in città e nell'area urbana. Saranno oltre 500, se verrà confermato il finanziamento regionale, i nuovi autobus, alcuni a metano, altri a gasolio, ma non inquinante. Stiamo lavorando per migliorare la regolarità dei passaggi degli autobus, una cosa che dà molto fastidio ai cittadini, che ci sia scritto un orario e che l'autobus non arrivi nell'orario previsto. Stiamo lavorando per chiedere al Comune un sostegno in maggiori corsie preferenziali che possono far viaggiare più velocemente gli autobus. Abbiamo un piano di cui vedremo i risultati nei prossimi mesi, di intervento sulla manutenzione. Vogliamo farla funzionare molto meglio, perché deve capitare rarissimamente che ci sia un autobus che si rompe e quindi chi lo ha preso deve scendere, aspettare quello dopo, aspettare la sostituzione. Sono disagi che danno fastidio ai cittadini e su cui entro quest'anno GTT darà dei segnali concreti di miglioramento.